La metà circa delle partite le avete perse al tie break, troverete oppure no l'antidoto? Auguriamocelo, perché è un peccato. Come hai detto te, il campionato sta andando abbastanza bene, comunque abbiamo una metà classifica che riusciamo a tenere abbastanza solida. Però, insomma, questo maledetto tie break non riusciamo mai a portarlo a casa. L'abbiamo portato a casa una sola volta su, credo, 4 o 5 addirittura. E quindi bisogna anche un po' interrogarci e soprattutto analizzare il perché non riusciamo poi a portarlo a nostro favore. Le motivazioni possono essere molteplici, però sta di fatto che una soluzione bisogna trovarla, perché tutte le volte è un punto che lasciamo per strada e non credo che dipenda né da un fattore campo né da un'avversaria che possa essere di classifica alta o bassa. Ci succede sia in casa sia fuori casa, ci succede sia che si debba inseguire l'avversario magari sopra di due set o ci succede quando siamo noi in vantaggio. Nel frattempo il CONI vi ha insegnato dei premi che assegna tutti gli anni, alla fine di ogni anno, alle società sportive più meritevoli, spaziando un po' tra tutte le discipline sportive. Sì, c'è stata questa premiazione in Sala Dante a Spezia, è stata un po' il poter sottolineare il fatto che siamo riusciti a rivincere nuovamente il campionato, siamo riusciti a vincere due campionati in tre anni e quindi insomma ovviamente è soddisfacente. E poi anche per quanto mi riguarda io non ho cambiato completamente, alleno sempre però ho un'altra funzione in quest'anno, io per motivazioni personali non posso più fare il primo allenatore, quindi insomma fortunatamente abbiamo avuto la possibilità di ingaggiare Alfonso e quindi ricopre il ruolo di prima guida e per me quindi insomma si apre questo scenario nuovo, o meglio si è già aperto da secondo allenatore.